O Padre, Signore del nostro Gesù Cristo, illumina gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci hai chiamati. Dal Vangelo di Marco, capitolo 2, versetti 22-28. In quel tempo di sabato Gesù passava fra i campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni. E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato». Dunque è una giornata di sabato. Come dice il nome, il sabato è giorno di riposo. Il terzo comandamento ordina infatti: ricordati di santificare il sabato. Cioè, ricordati di santificare il riposo. Non farai alcun lavoro. Non è lecito, cioè non è secondo i comandamenti di Dio, violare il riposo. Gesù di sabato passa fra i campi di grano e i suoi discepoli, che camminano dietro a lui, si misero a cogliere delle spighe. Gesù non li rimprovera. Permette loro di fare un'azione che va contro il riposo. Questo comportamento non sfugge ai farisei. Il Vangelo non dice dove erano e come si sono accorti del comportamento dei discepoli in mezzo ai campi. Molte volte il racconto del Vangelo è sintetico. I farisei dunque attaccano Gesù. Gli fanno notare: guarda, perché i tuoi discepoli fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? È un'accusa precisa. Cioè, i farisei dicono: quelli che ti hanno scelto, o Gesù, come maestro, compiono un'azione non lecita. Vanno esplicitamente contro il comandamento di Dio. E tu, che sei il maestro, lasci fare. Perché non rimproveri? Mandiamoci, perché Gesù non ha rimproverato i discepoli? Perché ha permesso loro di compiere un'azione che evidentemente a noi non sembra così importante, ma a quel tempo era considerata un'azione non lecita, quella di strappare le spighe? Perché permette loro di andare contro il comandamento? Gesù non si sottrae all'accusa e offre una risposta molto articolata che tocca vari aspetti. Innanzitutto Gesù ricorda ciò che era già capitato nella storia di Israele. Ricorda come il sommo sacerdote Abiatar, che era l'autorità religiosa che doveva vigilare sulla osservanza dei comandamenti, del passato, siamo circa 1000 anni prima di Gesù, al tempo del re Davide, aveva permesso a Davide di entrare nella casa di Dio, cioè nel Tempio, proprio in giorno di sabato. E non solo aveva permesso loro di entrare nel Tempio, ma aveva permesso anche di mangiare i pani dell'offerta, cioè i 12 pani che il sacerdote metteva sull'altare. Questi 12 pani venivano cambiati proprio di sabato e potevano essere mangiati solo dai sacerdoti. Ebbene, quel sabato Abiatar aveva dato il permesso di prendere i pani, di mangiarli e di darli anche ai suoi compagni. Davide, con il permesso del sommo sacerdote, fece ciò che non era lecito fare. Motivo, dice il testo, Davide e i suoi compagni erano nel bisogno, cioè avevano fame, e in quel momento non c'erano altri pani. Gesù trova dunque nella storia di Israele un episodio in cui viene permesso di fare ciò che non è lecito.
Dopo aver ricordato questa storia, Davide, di Davide, Gesù porta come motivazione della sua azione due frasi che riguardano l'interpretazione del comandamento del sabato. La prima frase è: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Cioè, il bene dell'uomo, in questo caso il bisogno che si esprime nella fame, viene prima dell'osservanza della legge, perché la legge del sabato è stata fatta per il bene dell'uomo. Il comandamento di Dio, ogni suo comandamento, è per il bene dell'uomo. E in quel momento il bene era non reprimere il bisogno essenziale della fame. C'è poi però una seconda frase: perciò il figlio dell'uomo è signore del sabato. Il figlio dell'uomo, che si presenta come colui che conduce l'uomo al bene, è il signore di ogni comandamento. La vera osservanza dei comandamenti di Dio è seguire Gesù, camminare con Lui, perché ogni nostra azione diventa lecita quando è vissuta in obbedienza a Lui. E i discepoli in quel momento stavano camminando e seguendo Lui, il Signore del sabato. L'episodio può illuminare le problematiche di oggi e anche tante discussioni su ciò che è lecito o non è lecito fare. Purtroppo è diventato abituale il pensiero: io faccio, cioè considero lecito, quello che mi sento di fare. Ma uno non può portare questo Vangelo per giustificare questo pensiero. In realtà il Vangelo di oggi non dice questo. Se certamente, basandosi su un racconto che ha protagonista il re Davide, ci ricorda che la vita presenta situazioni varie e complesse in cui i bisogni dell'uomo esigono soluzioni diverse, non si può dare sempre una regola che valga in tutte le situazioni in maniera uguale. Ciò che determina la liceità, la bontà di un'azione, è questo criterio. Io devo fare le scelte in cui riconosco Gesù come mio Signore. Quando cerco ciò che è lecito, non devo cercare una giustificazione per il mio agire. Quante volte si va dal prete per dire: ecco, io faccio questo, giustificami la mia situazione. Non è la ricerca di una giustificazione quella che Gesù dà, ma la ricerca di ciò che è lecito vuol dire cercare, nella situazione in cui mi trovo, di mettere Gesù come mio Signore. Se per esempio un sacerdote, io, entro in una casa e benedico una famiglia che per esempio non ha celebrato il matrimonio in chiesa, non pongo una benedizione che giustifica la situazione irregolare, non dico la vostra unione va bene così, ma benedico per implorare lo Spirito Santo perché la coppia diventi consapevole che nelle vicende della vita è decisivo mettersi in cammino per far diventare Gesù Signore del loro matrimonio, della loro vita. La distinzione tra ciò che è lecito e non è lecito deve certo tenere dunque conto delle diverse situazioni in cui una persona si trova, vedi la storia di Davide, ma anche deve riconoscere che i comandi del Signore sono per l'uomo e soprattutto che Gesù, il figlio dell'uomo, deve essere il Signore, deve essere colui che ci dà la forza di camminare secondo la sua volontà quando noi lo vogliamo e lo desideriamo. La domanda "è lecito?" non è una domanda che cerca giustificazione, ma una domanda che mi spinge a dire: nella mia vita sto seguendo Gesù, gli sto dando il posto che merita, gli vado dietro come Signore della mia vita? Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona giornata.